Ed eccoci qua di nuovo, finalmente abbiamo finito la specialistica. È rimasta l'ultima simulazione del modulo B3, quinta scheda. Ok, siamo pronti per iniziare. Nell'autotrazione, le attuali tecnologie consentono di trasportare l'idrogeno immagazzinato in serbatoi di plastica. Si sono fissati questi con la plastica, quindi è falso. La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per l'esecuzione di un servizio porta a porta, vero? L'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi può prevedere l'obbligo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, certo, altrimenti si configura un trasporto abusivo. Nei veicoli ibridi serie parallelo, il motore elettrico e il motore termico azionano il veicolo esclusivamente mediante il funzionamento contemporaneo dei due motori, no, alternativamente. La transizione verso una mobilità sostenibile verde non è legata alla crescita dei veicoli a emissione zero e a basse emissioni, falso. Il sistema logistico permette di relazionare il trasporto con le merci, vero. Nei veicoli con motore elettrico, l'energia elettromagnetica viene trasformata in energia meccanica per la trazione, quindi energia, diciamo così, elettromagnetica in forza motrice, quindi vero. Secondo la normativa ADR, per veicolo scoperto si intende un veicolo il cui pianale è nudo, privo di sponde o con le sponde, quindi è vero. Il trasporto ferroviario rispetto a quello stradale è più costoso in termini di inquinamento? No, è più economico. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando sporge anteriormente, certo. Il trasporto aereo delle merci non soffre di frammentarietà del sistema a livello europeo. No, 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 ne soffre come? Durante il trasporto di derrate surgelate e congelate, la temperatura più elevata delle derrate in tutti i punti del carico non deve superare la temperatura prevista per il prodotto. È vera! Perché la temperatura più elevata, vi dovete ricordare, che riguarda in tutti i punti del carico. La sigla ATP si riferisce a autorizzazione a trasporto prodotti petroliferi, no, quella dell'ADR. I veicoli ibridi con motore elettrici e motore termici a benzina o diesel possono funzionare esclusivamente utilizzando il motore termico, no, si alterna sia con quello a combustione che quello elettrico. Nei veicoli ibridi parallelo, il motore elettrico non sostituisce il motore termico, che è il motore principale, ma collabora con esso. Certo, i veicoli ibridi parallelo, il motore elettrico non va a sostituire quello da termico, infatti il motore principale sarà proprio, diciamo così, quello là a combustione. Collabora con esso, perché dopo, essendo ibrido, utilizza anche il motore elettrico, quindi è vero. Secondo la normativa ADR per veicolo scoperto si intende un veicolo con pianale nudo oppure munito di sponde, certo. I veicoli con motore elettrico possono essere del tipo alimentazione autonoma tradizionale con accumulatori, certo. Sono stati realizzati anche veicoli pesanti che sfruttano il metano nella forma gassosa CNG e in quella liquida LNG, certo. Quindi il metano forma gassosa e forma liquida. Il trasporto stradale non crea problemi di inquinamento ambientale, falso lo crea. Il trasporto stradale di merci internazionale è una delle cause principali della congestione dei grandi assi stradali europei. Certo, il traffico, ragazzi. La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per la possibilità di un migliore utilizzo dei veicoli mediante l'acquisizione dei carichi di ritorno. Certo. La sigla ATP si riferisce all'accordo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, no, quella è l'ADR. Rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime AT le merci pericolose, no, quella è l'ADR, l'ho detto due volte. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando sporge posteriormente del 20% la lunghezza, no, quando supera il 30% di 3 decimi la lunghezza, quindi falso. I veicoli ibridi split sfruttano per la trazione solo il motore elettrico e sono muniti di 6 ruote motrici, no, 4 ruote motrici. Le
L'ottimizzazione gestionale ed economica del trasporto delle merci si ottiene impiegando opportunamente le diverse modalità di trasporto, certo, il trasporto combinato, il trasporto intermodale. Ai fini dell'organizzazione di un'impresa di trasporto merci è rilevante il soggetto giuridico, ma non il soggetto economico, tutte e due. Negli impianti del tipo dual fuel, gasolio LNG, il metano liquido è immagazzinato in fase gassosa. Nelle normali bombole di metano? No. Allora, questa qua ci dobbiamo ragionare un pochettino. Allora, questa è falsa perché mi dice che il metano liquido è immagazzinato in fase gassosa. Invece no, sarà la conversione in fase liquida e poi dalla fase liquida arriverà non normali bombole di metano, ma ci saranno dei contenitori criogenici. Quindi questa è falsa. Poi, per trasportare prodotti alimentari, è obbligatorio utilizzare veicoli rispondenti alle norme ATP solo nel caso di alcune derrate deperibili. È vero che l'ATP si riferisce al trasporto internazionale e nazionale delle derrate surgelate. Quindi solo da alcune derrate deperibili ci saranno le celle. Quindi questa è vera. La normativa internazionale ADR si applica al trasporto di carburante. Le principali difficoltà del sistema dei trasporti europei sono dovute alla crescita squilibrata delle diverse modalità di trasporto. È vera pure questa. Secondo la normativa ADR per veicolo telonato si intende un veicolo il cui pianale nudo oppure munito di sponde viene coperto da un telone per proteggere la merce trasportata. Sì. Le piattaforme logistiche razionalizzano i viaggi di consegna delle merci e riducono l'intensità di traffico. Vero? Il trasporto delle merci possono avvenire con diverse modalità che sono alternative, non complementari. No, si devono complementare nell'insieme. Quindi sia via terra, via acqua, via mare, con la stessa unità di carico. Quindi questa è falsa. La riduzione del costo del trasporto si ottiene utilizzando il più possibile i trasporti su rotaia. No, per le diverse modalità di trasporto, dovete ricordarvi. Il trasporto marittimo a corto raggio non supplisce mai alla congestione di determinate infrastrutture stradali. No, supplisce. Falso. Trasporto ferroviario rispetto a quello stradale è meno sicuro? No, è più sicuro. Falso. La sostenibilità del sistema di trasporti richiede lo sviluppo dell'intermodalità. Vero. I trasporti delle merci avvengono in prevalenza per le vie d'acqua? No, per tutte le modalità. Le principali difficoltà del sistema dei trasporti europei sono dovute all'inosservanza delle norme sociali di sicurezza. Certo, inosservanza. Nei motori a combustione interna solamente il 60% di ciclo di energia prodotta dalla combustione trasforma energia meccanica. No, il 30%, ricordatelo, viene trasmesso alle ruote. La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per la possibilità dell'imprenditore di evitare l'emissione delle fatture. No, falso. I veicoli a basso impatto ambientale non hanno un peso rilevante in quanto il loro trasporto assorbe il 10% del consumo totale di petrolio. No, falso. La normativa ADR si applica al trasporto di merci alimentari? No, quella è l'ATP. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando sporge la parte posteriore di un quarto della lunghezza? No, quando supera i 3 decimi. La modifica di una carrozzeria per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata non comporta l'approvazione a seguito di visite e prova presso la competente OMC? Falso. Deve comportare sia l'approvazione, cioè la trasformazione da furgone a cella frigorifera ATP, e poi riporta la visita per avere il visto. Quindi questa è falsa, perché dice non comporta. Il trasporto stradale di merci è la seconda modalità di trasporto utilizzata in ambito europeo, subito dopo quello marittimo. Falso. La prima, diciamo. Per trasportare merci pericolose è sufficiente essere in possesso di un normale documento di trasporto? No, ci vuole ADR. Secondo la normativa ADR per veicolo chiuso si intende un veicolo anche frigorifero o isotermico. Certo.
La transizione verso una mobilità sostenibile verde richiede ricorso all'applicazione dei principi dell'economia circolare. Vero? Per trasportare merci pericolose deve essere sempre presente sul veicolo anche una fattura. Sempre. No. Falso. L'ottimizzazione gestionale ed economica del trasporto delle merci si ottiene tramite l'utilizzo della modalità di trasporto marittimo. No. Gestionale ed economica. Facciamo affidamento a trasporto combinato, trasporto intermodale. Quindi questo è falso. Nei veicoli ibridi serie parallele, il motore termico può funzionare esclusivamente da motore di trazione. Il motore termico può funzionare esclusivamente da motore di trazione. No, può funzionare anche come generatore per ricaricare. Quindi questo è falso. Secondo la normativa ADR, per veicolo telonato si intende un veicolo chiuso con parete e coperture rigide. Allora, secondo la normativa per veicolo telonato, no, centine e telone vuol dire che è telonato, non è chiuso. Quindi falso. La sostenibilità del sistema trasporti deve tener conto anche delle emissioni inquinanti. Certo. Poi. Il trasporto ferroviario rispetto a quello stradale è più adatto al mercato porta a porta? No, tutto il contrario, quello stradale è più adatto. L'accordo ATP riguarda il trasporto delle merci pericolose? No, quello delle derrate deperibili. Di falso. La transizione verso una mobilità sostenibile verde è favorita dall'utilizzo di veicoli pesanti equipaggiati con motori elettrici di trazione per il trasporto professionale? Sì, perché vanno a riguardo della sostenibilità. L'applicazione dei principi dell'economia circolare coinvolge anche il settore dei trasporti destinato alla movimentazione delle merci, con particolare riferimento all'evoluzione degli hub logistici. Vero? 60ª domanda. La normativa internazionale ADR si applica solamente al trasporto marittimo di merci? No. Falso. L'installazione di una carrozzeria per trasporti di derrate deperibili, regime di temperatura controllata, non richiede alcuna formalità se il veicolo è già circolante? No, dobbiamo avere tutte le licenze necessarie. La normativa internazionale ADR si applica ai trasporti di materiale per l'edilizia? No, merce pericolosa. Nei veicoli ibridi serie parallele, il motore elettrico recupera energia di frenatura in quanto è reversibile, può funzionare anche da generatore di corrente elettrica. È vero. Quindi nei veicoli ibridi serie parallelo, il motore elettrico fa recuperare energia di frenatura in quanto è reversibile e può funzionare anche come generatore di corrente elettrica. Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la possibilità di evitare le code. E come? Volando? Tra i principali vantaggi del trasporto su gomma vi è la possibilità di raggiungere località non raggiungibili con altre modalità di trasporto. Questo è vero. Trasporto strada di merci è soggetto obbligatoriamente al sistema di tariffe a forcella. No, le tariffe a forcella sono prezzi che variano a seconda del decreto ministeriale. Falso. L'ottimizzazione gestionale ed economica del trasporto delle merci è legata alla possibilità di scelta tra più modalità di trasporto. Ed è vero. Le principali difficoltà del sistema di trasporti europei sono dovute all'utilizzo insufficiente della modalità di trasporto aereo, insufficiente, falso. La crescita del trasporto su merci su strada non influisce sull'effetto serra, falso, influisce. Nei veicoli stradali, il GPL contenuto in un serbatoio a bassa pressione. Sì, il GPL sarà rispetto al metano a bassa pressione, pressappoco sui 6-8 bar. Abbiamo concluso il modulo B3.